grande rientro per l'equipaggio Farnatale Bevegni sul loro Jeep, che hanno ancora una volta saputo affrontare al meglio le prove assegnate al gruppo, due blocchi, dei quali fanno parte, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio nella loro categoria. Seguiti a 4 punti di distanza nella classifica finale, si è classificato al secondo posto l'equipaggio Gigliotti Barbieri sull'Land Rover e al terzo posto Bevegni Farnatale. Sfortunato il team Big Hero 6 di Nesti Fernandez, fermati dalla rottura del loro mezzo. Ben piazzato al quarto posto nella classifica di categoria, il team Toselli, che con la loro piccola Suzuki ben preparata e ben condotta da Mario e altrettanto ben navigata da papà Umberto, hanno offerto al pubblico presente passaggi mozzafiato e dal limite del pensabile. Grande battaglia nella categoria dei veicoli un blocco, con ben 11 equipaggi che si sono dati battaglia per conquistare il podio. Per questo gruppo di veicoli e per le loro caratteristiche, il percorso tracciato è stato studiato con un grado di difficoltà minore rispetto alle precedenti categorie, che ha costretto i piloti a compiere tortuose e repentine manovre per rimanere entro i propri percorsi. Primo in questa categoria l'ormai collaudato team De Lorenzo Luciano su Jeep, che è riuscito ad avere la meglio sugli equipaggi Giancheri su Toyota e gli oramai conosciuti Nervi Fernando su Suzuki. Seguono Radole Donado Nibus, Licata Grosso, il team Pilotto Capa, Ferrero Merlo, Penna Cordola, Strata Lagorio, Cadenasso Porasso. Thank you.
male. In questa prima tappa del campionato trial fuoristrada non è sicuramente mancato lo spettacolo offerto dalle evoluzioni compiute dai prototipi, che in qualche occasione hanno portato fino al limite della fisica la trazione della vettura, regalando spettacolari rollover come nel caso dell'equipaggio Patelli Rabagliati, che in prova 4, dopo aver affrontato con successo la porta 1, si sono fatti prendere la mano, impegnando il loro proto Unimog motorizzato V8 Mercedes in un passaggio laterale, esasperando quindi il mezzo che è venuto a mancare di trazione finendo sul fianco. L'equipaggio, non contento, ha provato una ulteriore manovra di salvataggio per tentare di riportare il loro proto sulle quattro ruote, con una spettacolare e adrenalinica evoluzione conclusasi comunque a ruote all'aria, ma che non ha impedito loro di salire al secondo posto del podio. Altra vittima nell'impegnativa prova, una spinta sull'acceleratore di troppo. L'equipaggio nella categoria speciali su Toyota Testino Gallo si è ribaltato su se stesso, incastrandosi a ridosso di alcuni alberi. È stato necessario il traino per raddrizzare il veicolo uscito malconcio dall'incidente. Per loro solo un quinto posto, con soli 10 punti. Nella categoria dei veicoli sbloccati o di serie, 8 gli equipaggi presenti agli start agguerriti per la conquista di un gradino del podio. Grande presenza del team Ciuchino su Toyota, maestralmente condotto da Prefumo Bigoni del club Goesecche. Goesecche? Sì. Del club Goesecche di Genova Bolzaneto, già campioni di categoria del CTF 2014, che si è aggiudicato il secondo posto in questa prima tappa.